L'osteopatia cosa è? Quali problemi affronta? Cosa fa l'osteopata? Il dottor Andrea Manzotti, osteopata appunto a Milano. Allora, definiamo bene l'osteopatia, cosa è? Allora, intanto l'osteopata è un professionista che attraverso l'uso di test e di tecniche manipolative può aiutare ad affrontare patologie quali per esempio il mal di schiena, piuttosto che esiti di colpo di frusta, piuttosto che problemi di malocclusione, sempre in stretta relazione con lo specialista di riferimento, quindi l'ortopedico o il dentista in questo caso. Lei si occupa soprattutto di bambini. Facciamo degli esempi dell'osteopata con i bambini. Allora, l'intervento dell'osteopata sui bambini è un intervento che generalmente avviene dopo esiti di parto traumatico o non fisiologico. Quindi il bambino può avere problemi di postura, può avere problemi di respirazione o di deglutizione, per cui l'osteopata interviene, per esempio, su strutture quali il diaframma per aiutare il bambino a respirare meglio. E sugli adulti come interviene? Sugli adulti si utilizzano tecniche manipolative legate ai distretti disfunzionali, quindi si fanno dei test di movimento e si trattano attraverso manipolazioni le aree che non funzionano correttamente. E facciamo degli esempi concreti. Quindi, per esempio, in caso di un colpo di frusta io posso avere un problema di cervicalgia, la cervicale può essere molto rigida e con muscoli in spasmo e quindi si fanno delle tecniche che servono per diminuire la tensione, per esempio a livello di muscoli che fanno muovere la cervicale. Lei sta coordinando uno studio su vari ospedali italiani su bambini nati prematuri. Cosa fate? Quindi questo studio parte dall'ospedale Buzzi di Milano. Abbiamo organizzato un protocollo che serve per trattare i bambini che hanno problemi, per esempio, legati alla respirazione, alla digestione e alla postura, e stiamo vedendo se il trattamento manipolativo osteopatico è efficace nel ridurre problematiche di questo tipo. Si è visto da uno studio preliminare che si possono incrementare delle funzioni fisiologiche del bambino e in particolare è possibile diminuire i tempi di degenza nella terapia intensiva. Quindi questo può aiutare la famiglia a rimanere meno tempo in ospedale e anche un importante risparmio per quello che riguarda il sistema sanitario nazionale.